potete notare la pagina riporta il rilievo della incisione che si trova sul retro, proprio perché sono incisioni fatte con un torchio, ovvero dove viene schiacciata la pagina su delle lastre di metallo che contengono inchiostro. Delicatamente questo antico libro. Se vi piace il genere, vi invito a guardare anche la prima parte. Non c'è una storia che continua, semplicemente è leggermente diversa l'inquadratura e leggermente diversa la luce. Cominciamo subito a sfogliare le pagine di questo illustrato con tante belle incisioni. È un libro sulle antichità giudaiche e adesso stiamo sfogliando il libro del candeliere d'oro e dell'altare di dentro e di fuori. Non è stato restaurato bene e che non conservo nel modo adeguato. Purtroppo mi sono affidata alle persone sbagliate per restaurarlo e poi so che non lo sto conservando in modo adeguato perché sta semplicemente in un mobile. L'ho tenuto in esposizione per molto tempo. Questo santino ce l'ho trovato e ce l'ho lasciato. Poi ho deciso di toglierlo dall'esposizione proprio alla luce, al sole, e l'ho spostato dentro un mobile. Un po' mi dispiace perché così non me lo godo mai, ma solo quando lo tiro fuori dal mobile e lo guardo e lo sfoglio, cosa che faccio abbastanza di rado. Rovina degli israeliti e la morte di Eli e suoi figlioli.
questa incisione, di queste decorazioni. Questo cestino, come potete notare, la pagina riporta il rilievo della incisione che si trova sul retro, proprio perché sono incisioni fatte con un torchio, ovvero dove viene schiacciata la pagina su delle lastre di metallo che contengono inchiostro. È per questo anche che hanno questo suono così scricchiolante. Libro settimo. Ma è strano però, perché questa sembra la stessa incisione che era all'inizio, quando si parla di Adamo ed Eva. Probabilmente per praticità, quando hanno stampato il libro, hanno riutilizzato delle immagini che potevano andar bene sia per una cosa che per l'altra. Hanno fatto il risparmio, anche se devo dire che nel 600 comunque un libro del genere doveva avere il suo valore. Adesso il valore che avrebbe potuto avere non ce l'ha, proprio perché ci sono stati degli errori grossolani e gravissimi nel suo restauro. Ad esempio, hanno sostituito la copertina e quindi praticamente questo libro ha solo un legame affettivo a questo punto, perché da un punto di vista appunto del restauro è stato completamente rovinato. La stessa immagine l'abbiamo già trovata tre volte. Qua c'è stata messa della carta di riso per attaccare la pagina che era rotta. Profeta,
qui addirittura, vedete, l'inchiostro ha passato anche la pagina. Qua si vede il colore dell'immagine che è stata stampata dietro. Giona, profeta. Noun, profeta. Isaia. Dieci ultimi libri di Flavio Gioseffo Historico, uomo clarissimo, in Venezia, per Domenico Luifa a Rialto, con licenza de superiori. Aspettate, mille, io non so leggere. Non riesco a capire che la data. Mi dispiace, ma non li ho mai imparati bene i numeri romani. Invece che undicesimo libro, un decimo. Il sacerdote di Gerusalemme, nella storia della guerra che ebbero i giudei con i romani e dell'ultimo esterminio di Gerusalemme. Sembrano stampate in modo un po' più bruttino. Libro secondo, uomo clarissimo della guerra giudaica.
quasi più illustrazione. Alla fine sono praticamente sparite tutte le incisioni illustrate. Vi mando tanti bacini. Al prossimo video.